un po' più concentrato, ok? Perciò mettete un 12 grammi per chilo farina, ok? Se voi avete invece una pasta tipo, non so, pasta nocciola, o in questo caso volete mettere del prodotto tipo concentrato di pomodoro o pesto, andate al 12%, che vuol dire 120 grammi per. Potete anche arrivare a un 150 se volete, gusto molto intenso, ma io ho calcolato anche che se doveste mettere una pasta, vedete sempre se dentro magari nell'impasto di riporto, come c'è in questo, già c'è la parte di grasso, quando noi andiamo ad aggiungere del pesto o cose così, ha già del grasso, è un grasso anidro poi, perché l'olio è un grasso anidro. Grasso anidro cosa vuol dire? Dai 15 ai 17 punti di fusione, perciò vuol dire che è un grasso che non stabilizza l'impasto, è sempre morbido. Infatti l'olio, se voi lo mettete in frigo, si diventa duro ma si destabilizza subito, è sempre liquido, a confronto del burro invece che rimane solido. Ok? Questo è il discorso di come funziona un po'. Prego? Anidro, perciò c'è anche il burro anidro, perciò voi avete anche il burro, levato la parte di acqua del burro, che sarebbe quella che in pratica il burro 82% sarebbe il grasso, il resto sono tutte proteine, acqua e latticelle. Quello che è, voi quando levate quella parte lì rimane un burro anidro, perciò un burro è il 99,9% di grasso, al punto fusione 17 o se no al punto fusione 32, lo vendono in questa maniera qui. È gestibile per farvi tutti i vostri prodotti, ma sapete che dovete ricalcolare sulla ricetta quello che non è più l'82 ma il 99. Ok? Questo è un po' il discorso dei ricalcoli per crearsi la ricetta. Adesso noi stiamo scaldando un po' le focacce. Guido, hai messo tutta l'acqua? Ci sei? Hai fatto? È 1,1 kg di acqua. Ci sei? Vai. Vai. Butta giù. Adesso iniziamo a impastare. Quando noi abbiamo il prodotto, in questo caso qui, io devo avere il prodotto che non è pronto definitivamente, come per la sfoglia. Adesso vi spiego un attimo il discorso. Quando noi facciamo una sfoglia, se facciamo il pastello troppo lavorato, tende a formarsi la maglia glutinica. Noi non serve a niente la maglia glutinica su una sfoglia. Per che motivo? Perché se no, no, perché se no fa ritenzione. Quando noi formiamo la maglia glutinica, tu adesso per lavorare in sfogliatrice, devi partire a fare i riposi. I riposi, in questo caso, col nuovo sistema di Leonardo Di Callo, noi non li facciamo, facciamo una sfoglia in un'ora, perché usiamo una farina debole. Una farina debole cosa vuol dire? Che ti porta solo al lato positivo del tuo prodotto finale, perché ti porta ad avere un prodotto lavorabilissimo in tempo zero sotto la sfogliatrice, farsi tutte le sue pieghe dirette, nello stesso tempo non abbiamo ritenzione del prodotto, ma nello stesso tempo anche cosa abbiamo? Più friabilità, perché abbiamo meno parte glutenica dentro, abbiamo meno formazione di maglia glutenica e perciò il prodotto non tende a essere colloso, ma tende a essere più friabile, ok? Perciò l'esempio di un prodotto di un grissino fatto in un'ora di sfoglia è questo qui. Questa qui è la nostra sfoglia fatta in un'ora, col sistema diretto. Allora, questa qui non è altro che una sfoglia all'italiana, pari pari, perciò pastello 1, burro 1, il 20% del burro che va messo ad incasso viene messo direttamente nel pastello, lavorato grezzamente, perciò non deve essere lavorato del tutto, molto grezzo, si stende in placca, quella parte di burro del 20% che noi aggiungiamo dentro si stabilizza prima, prende freddo prima, noi lo tiriamo fuori, dopo 20 minuti placchiamo il burro, facciamo, avendo la possibilità che la farina ce lo dà, perché è una farina 160-180, lo passiamo sotto la sfogliatrice, ci facciamo tutte le nostre pieghe, da 4, da 2, da 3, da 4, quelle che volete voi, vi fate le pieghe che più volete, anche le pieghe classiche, vi mettete di nuovo l'impasto in frigo già preesteso, ve lo fate raffreddare velocemente, dopodiché lo tirate all'altezza che volete, a 0,4, a 4 mm, a 2 mm per fare qualsiasi prodotto, grissini, sfoglia per fare una millefoglie e quel prodotto lì dopo ve lo mettete già in cottura diretto. Perciò io ho 20 minuti, ho 1 minuto e 35 di impastare il pastello, perché ci vogliono 1 minuto e 35 e 2 minuti, grezzo. Una volta che ho formato il mio pastello me la metto in frigo 20 minuti, quanto è passato? 22 minuti, in 10 minuti io me lo stendo e mi faccio tutte le pieghe, che vi farò vedere adesso il sistema con l'impasto di pane diretto che sto facendo, e dopodiché altri 20 minuti di riposo me la stendo e la metto in cottura, quanto è passato? 62 minuti, 62 minuti più mezz'ora di cottura, in un'ora e mezza io ho la mia sfoglia pronta.
per dare ai clienti questo risultato finale. Avete visto lo sviluppo? Questa qui addirittura è stata tutta notte in frigo senza pellicola, già formato a crudo, l'ho messa in cottura stamattina, guardate lo sviluppo che ha. Questa qui abbiamo fatto due semplici e due a 4, perciò 2 a 3 e 2 a 4, abbiamo fatto 1 a 3, 1 a 4, 1 a 3, 1 a 4, stop, semplici, le classiche. Se dopo vuoi farti il sistema che usa Leonardo DiCaprio, il sistema piega 5, o addirittura siamo arrivati alla piega 6, diretta proprio una dietro l'altra, potete farvela tranquillamente, così saltate anche un passaggio sotto la sfogliatrice distesa, ok? Perciò tutto quello che voi trovate dentro questo progetto, sia nel libro che per le farine, è tutto un progetto fatto per risparmiare del tempo, fatto per voi, per i vostri laboratori, per le vostre aziende, è fatto per risparmiare sia in energia elettrica, sia per avere un prodotto più buono e tutto italiano, e sia per non avere magazzinaggi enormi. Prego? Sì, quello lì è il nuovo libro uscito a dicembre, c'è dentro tutto quello, ci sono dentro la spiegazione di tutto quello che sono queste farine, quello che è un grano, come è lavorato il grano in questo caso, che tipologia di grano è, tutti gli enzimi, c'è tutto il discorso del lievito madre, perciò anche le fermentazioni e tutto quello che viene dietro, in più avete 200, dopo 200 pagine di queste spiegazioni qua avete 70 ricette, ma voi dite ma 70 ricette, ok, 70 ricette di cui voi potete fare quello che faccio un po' io adesso, cioè ricrearvi da ogni ricetta 10 prodotti, perciò fate la moltiplicazione 70 per 10 quante ricette sono, però voi non dovete guardare il fatto di quante ricette ci sono, dovete capire il fatto che lì c'è la spiegazione di come arrivare a un prodotto finale, perciò il vostro prodotto finale, non più quello degli altri, voi potete prendere l'indicazione, tanto gira e rigira, se io questa sfoglia qui voglio trasformarla in croissant, calo il burro, metto il lievito nell'impasto, mi faccio il croissant, perché tanto gli ingredienti sono sempre quelli, aggiungo la vaniglia, una grattata di limone arancio, mi do il gusto che voglio, però mi viene fuori un croissant, gira e rigira è sempre quello, ok? Perciò vi fa ragionare sul fatto di quanto è facile rigirare, reidratare meno o più e crearvi un vostro prodotto. Vedete? Questo qui basta, basta Guido. Basta, il lievito hai messo? Vai. Vai, via. No, 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 dammi, adesso facciamo il resto. Ecco qui, guardate, questo me lo tengo così io, vedete? L'impasto qui è un impasto che è tipo grezzo, ok? Vedete com'è? Grezzissimo, va bene? Io me lo stendo, me lo metto 2 secondi a raffreddare. Quanto è qua tutto? Ho messo 3 kg, 3 kg 9, 4 kg. Ok, prendiamo 2 kg. Prendiamo 2 kg netti, vedete? Qui potete vedere anche voi il peso, sono 2 kg, vero? Noi placchiamo in mezzo dopo mezzo chilo di burro, ok? Quell'impasto lì invece, noi quanto abbiamo? 3,3 kg. Allora andiamo ad aggiungere, Guido, con un 10%, fai anche un 20% di acqua. Lì ci formiamo il nostro pane, le nostre focacce, dello stesso impasto. Qui l'unica cosa che noi abbiamo fatto a confronto di una sfoglia normale è che abbiamo il lievito di birra. Però in questo caso potevo farmi la mia sfoglia normale, io ho voluto mettere il lievito di birra così abbiamo anche una lievitazione, ok? Perciò se io voglio me la stendo così, ok, vedete che il paletto è grezzo? Invece quella la andiamo a finire di lavorare come se fosse un pane proprio. Io qui ho usato una farina forte, mi sto facendo, perché è questo? Perché voglio farmi delle brioche, dei croissant. Ma io voglio farvi vedere in questo caso qui la tecnica, ok? La tecnica di come crearvi i vostri impasti. Io qui vado subito, non faccio neanche riposo in frigo, vado subito a stendermelo. Quando stendete gli impasti, ovviamente qui è merito anche del fatto delle reidratazioni, degli impasti precisi, del fatto anche delle farine. Quando voi andate a stendere l'impasto non aggiungete mai, cercate di non aggiungere quello che è la farina. Perché? Perché non serve a niente aggiungere farina in più, è tutta farina che voi dopo vi trovate al gusto, vi trovate gelatinizzata senza avere però la lavorazione, perciò farina in più è farina buttata via, ma farina che rimane in bocca, è farina che vi fa andare prima male il prodotto, ok? È come quando si mette la farina, come i vecchi tempi che se non serve più, sugli stampi del pandoro,
metti lo strato di burro fine, metti la farina e dopo lo scassi bene. Se non è scassato bene rimane un po' di farina e mi fai la muffa subito, ok? Quello è un po' il discorso. Adesso io vado a stendermela, vedete? Me la faccio il doppio di quello che è il burro. Io di solito il burro me lo placco a un'altezza di 5 mm, mi faccio la pasta a stessa altezza, 2 kg di pasta per 500 di burro, mi viene all'incirca il doppio, prendo dentro il burro che io mi sono già laminato, ok? Il burro placcato, quello da croissant, da sfoglia, quello che volete. Me lo prendo qui dentro. Grazie. Eccoci, vedete? Questo è 5 mm, io l'ho placcato a 5 mm, è quel burro che trovate di qualsiasi tipologia di va. Noi adesso qui la Corman ci ha dato la possibilità di utilizzare il loro burro, noi andiamo a metterlo dentro all'impasto, vedete? Ve lo faccio vedere qui sul banco, lo chiudo, lo metto dentro, lo chiudo. Voi qui potreste avere un impasto senza lievito e farvi una sfoglia, in questo caso io lo lievito perché ho fatto tutto diretto. Lì sta lavorando l'altra metà di impasto con la reidratazione che volevo io per farmi una focaccia e un pane. Io adesso questa me la metto sotto. Non ho raffreddato niente, Non ho fatto niente, non ho raffreddato niente. Sto già facendo la mia sfogliatura. Ve lo allargo un po', dopodiché lo allungo e vado a farmi la mia prima piega semplice. Li diamo una semplice, una 4, una semplice. Vedete, intanto lì sta impastando Guido. Fagli vedere un attimo come li impasta, intanto che impasta lì dentro. Adesso ci manca ancora un po' d'acqua. Sì, aggiungiamoci ancora un po' di reidratazione, vedete che comunque la farina tiene bene, risponde bene, perciò io la reidratazione me la faccio in base a come voglio. Vedete, qui io mi faccio, e li faccio vedere tutti qui sul banco, tanto non c'è nessun problema. Io mi faccio le mie pieghe, ok, questa me la faccio a 3, ok? Qui vedete sono un po' fuori dal corno, ma non è che adesso io voglio farvi vedere la tecnica, non mi interessa di quello che è. Me la taglio anche via, non c'è nessun problema, ma non succede niente, ok? Adesso io mi faccio l'altra piega ancora subito diretta, sto usando una farina 380-400, vedete, non ritira. E sto usando un impasto del giorno prima che mi potrebbe dar problemi sul fatto di cosa avere. Perché un impasto aggiunto come una biga il giorno prima mi aiuta quando è riposato ad avere un prodotto più morbido, ma se utilizzato subito mi dà corda, mi dà struttura. A me adesso non mi sta facendo niente, sì, però io sto dicendo un impasto di riporto comunque, ed è un impasto che comunque mi potrebbe dare tenacità. A me adesso non sta dando nessun problema. Sto sfogliando senza aggiungere del burro, sto sfogliando comunque alla temperatura che non è fredda perché l'impasto è venuto fuori dall'impastatrice. Però vi sto facendo vedere una tecnica, che la stessa tecnica noi la utilizziamo anche per fare quella sfoglia che avete visto in un'ora. Vedete? Adesso io mi faccio l'altra piega da 4. Ok? Me la chiudo, mi faccio l'ultima da 3. Me la metto in frigo o me la tiro subito e mi faccio i miei cornetti. Quanto tempo ci ho messo? La tiri subito? La tiro subito anche se vuoi. La tira subito? La tiro subito. Esagera. No, io voglio farvi vedere proprio gli estremi, nel senso che potete voi, pensando ai vostri sistemi di controllo, il vostro modo di lavorare, che comunque fate riposi e tutto quanto, io vi sto facendo vedere un sistema diretto e voi dopo ve lo gestite ovviamente in una tempistica e in un raffreddamento più regolare, però vi voglio far vedere che non avete nessun problema. C'è il pitch effetto, c'è sta adesso, se non costa due figli che sarebbe? Basta di giro che ti chiedevo lì? C'è gli spalli fatto a casa, fuori casa, non lo dico. Vedete? Passato il burro, faccio l'ultima piega da 3, io le mie sfogliature le ho già fatte. Ok?
questo è il prodotto finale. Io adesso lo lascio 2 secondi raffreddare, giusto perché si stabilizzi, nel frattempo finiamo di stendere quel pane. Qui se volessi io ho un impasto pronto, che se io vado ad accendermi la friggitrice, questo qui è un impasto che ha una vita. A me non mi interessa niente di avere un prodotto che è salato, perché dallo stesso salato io posso fare questo discorso qui. Adesso che ci stiamo avvicinando al carnevale, io posso aggiungermi, io l'aggiungo così adesso, però voi potete reidratarvela dentro anche a un rum o qualcosa. Aggiungete, stendete l'impasto a mano anche, aggiungete dell'uvetta, ok? Questo impasto, vi dico, a 54 ore, è un impasto di focaccia a tutti gli effetti, ma io mi sto facendo delle frittelline di carnevale fritte. Ok? E qui stiamo facendo 2-3 impasti. Metto dentro, incasso, metto ancora una buttata. Se volessi farmi dei paninetti con dentro le gocce di cioccolato, non è altro che fare, mettere dentro le gocce di cioccolato, metterli in uno stampo e far delle, tipo, dei panini al cioccolato, però che non sono dolci, però... pane e cioccolato classico, quello che ti dava la nonna una volta, quella placca di cioccolato, no? A ricordarvi quello che sono i gusti di una volta, perché qui ricordiamo che c'è grano italiano, perciò ricorda proprio quello che era il prodotto di una volta. Vedete? E metto ancora un bel po' di uvetta. Se voi qua voleste aggiungere, ributtarlo in impastatrice, aggiungere della farina tenera, aggiungere un 1% di lievito ancora di birra per dargli una mano a sviluppare, e voleste mettervi dentro un 12% di zucchero, ok? E reidratarvi ancora al 10% di acqua, potreste prendere dopo l'impasto, mettervelo dentro uno stampo da cake e farvi un pane dolce, un pane diciamo, come si chiama? Pan brioche con dentro le gocce di cioccolato, gli inerti che potrebbero essere anche della frutta candita o quant'altro. Vedete, qui mi sono fatto la mia base, me la metto qui. Adesso quando l'olio si scalda io vado ad appoggiarla, magari sapete cosa? Vado ad appoggiarla sopra la friggitrice, così l'impasto inizia a farmi la prima lievitazione e così non mi dà problemi. Siedi un attimo qua, dietro, il bottone dietro. Ok, questa qui vedete? Io, a me mancava ancora una sfogliatura, ma senti, senti com'è? Io sono riuscito a fare tutti, sono riuscito a fare tutte le pieghe, hai visto quanto mi ha ritirato? Niente. Adesso la metto un attimo a raffreddare, sta, è a temperatura ambiente in questo momento qua, eh. Sarebbe già, se avessi un prodotto normale, deve già collassato del tutto, ok? Ed è venuta fuori dall'impastatrice. Vado a metterla su una placca forata così mi raffredda prima. Ho l'abbattitore ovviamente negativo, così faccio presto. Me lo imposto. Vedete, mi metto abbattimento diretto laggiù a meno 40, sono a meno 35 già adesso. Allora, per esempio, se vedete, guardate questo, questo qui è un impasto ancora, potremmo reidratarlo ancora noi, vero? Noi adesso siamo, quanto è giunto Guido? Siamo al 75%, volete arrivare ancora di più? Proviamo? Proviamo a mettere ancora un 10%, arriviamo all'85? Arriviamo all'85, dai. Mettiamo in macchina, arriviamo all'85, anche con questo ci facciamo delle frittelline al momento, magari ci mettiamo dentro un po' di formaggio grano o qualcosa, ci facciamo anche dei grissini e nel frattempo lievitano queste e dopo andiamo a sfogliare e farci magari dei cracker di grissini e anche dei cornetti con l'impasto che abbiamo già sfogliato. Questo ho fatto tutto in diretta davanti a voi e avete visto quanto tempo ci stiamo mettendo? Io non mi accorgo, perdo tempo. Mezz'ora, no? Mezz'ora di tempo, voi vi fate i vostri prodotti e sentirete che comunque dopo io lo metto in lievitazione e vi faccio il prodotto. Se ripassate dopo fra un'ora, ce li avete pronti cotti, io ve li faccio anche degustare per chiudere proprio in bellezza. Perché ovviamente io ho voluto farvi vedere un prodotto fatto e finito e dopo, se volete passare a prendere perché ci vuole il tempo di lievitazione,
e sentirò già lì pronto, magari uno dice sì, ma non sono quelli che ha fatto lui, mi dà altri prodotti. Ora io voglio farvi vedere che entrano in forno da crudi. Sì, no, guarda, anzi, sai cosa facciamo, Fra? Guarda, una parte me la metti qua anche. Facciamo due cake, come vi ho detto, va bene? E qua da quell'impasto facciamo anche due prodotti lievitati dentro lo stampo. Perciò ci facciamo un pan brioche, non dolce ovviamente, ce lo facciamo solo con l'uvetta. E l'altra parte invece ce le facciamo a frittellina. Qua ci accendiamo l'olio. L'olio per i fritti, quando sono cose tipo frittelle o craffen o qualsiasi prodotto lievitato, l'olio sempre sui 155-160 gradi, perché sennò lavora fuori come reazione di Maillard, troppo alto, e dentro gli rimane crudo. Faccio una cottura all'incirca di 5-6 minuti per ogni prodotto, così ha il tempo di entrare il calore all'interno, fuori se chiuso bene non di pietra dell'olio, e avete un prodotto comunque bello soffice ma croccante, anche quella crosta bella fine fuori. Qui state vedendo che l'impasto qui ancora 2 minuti di numero sarà già freddo, perché il burro che abbiamo messo dentro si raffredda prima, però questo discorso di quello che abbiamo fatto prima della sfoglia in un'ora, anzi la sfoglia è ancora più facile da fare, perché la sfoglia è un pastello ancora un po' più duro di quello che è questo prodotto qui, perché noi ce l'abbiamo già ridattato al 60, la sfoglia è quasi un 50, 55 puoi arrivare, ok? Perciò dallo stesso prodotto che è una sfoglia, io non vado a farmi un impasto unico di panetto, ma mi faccio un impasto doppio di farina di panetto, me lo divido in due, mi finisco di reidratare, metto una parte di burro nell'altro, aggiungo ancora del liquido, delle uova, che posso fare anche nell'altra parte di impasto con delle uova, una brioche sfogliata all'italiana, perché la differenza è solo quella, l'aggiunta di uova. E da una parte farmi la sfoglia con l'aggiunta del burro a pari, e l'altra parte invece crearmi il mio croissant. Perciò posso gestirmi come voglio i miei impasti, una volta sola. Vedete? Quanto siamo qui, Guido? 85%. Eh? 82, dai, per essere precisi. Guardate. Struttura. Vedete che non è un impasto liscio, liscio, liscio. Non è un impasto di quelli che vedi che ogni tanto sembra quasi che tirano, arriva dall'altra parte del padiglione e dopo lo ritirano indietro. No, non è un impasto così, è un impasto ancora grezzo, è un impasto però che tiene la maglia glutinica. È un impasto buono, adesso noi lo teniamo fermo un attimo. Se sentite comunque quanto è anche caldino. Ma perché questo? Perché stiamo lavorando in una planetaria, non in un passo a pizza, ok? Perciò gli stiamo andando, è tutto a velocità. Ma non sta soffrendo, ok? Perché questo lo lasciamo un attimo fermo, cambia totalmente. E cambia totalmente la sua struttura. Adesso noi cosa facciamo? Andiamo a prendere questo qui, vedete? Sentite com'è questo? Ok, è meno 40 però, a tutti gli effetti, cos'è? Un croissant. Cosa l'abbiamo fatto? Tu eri qui presente? Non ce la faccio, no, un po' più. Lo allargo un attimo, qui in fiera purtroppo abbiamo un lavandino per tutto quello che dobbiamo farmi. Pulisco un attimo le mani con la farina e dopo vado subito, d'altronde siamo messi così, Cioè è bello tutto il banco e tutto, però un lavandino così, dobbiamo lavare le placche grandi 60-40, siamo lì che facciamo ogni volta. Vieni, passa, to, vai, allungami l'altra. Dopo questi carrelli, le cose, non abbiamo spazio per niente. Vabbè, ma però è questo, dai, il bello è questo, la diretta con voi. Eccoci, allora, qui tolgo un attimo questo che sennò mi va la ventola col foglio davanti, ancora mi va, si brucia tutto. L'impasto che a noi andremo a sfogliare, faremo delle rondelle, faremo dei grissini e faremo anche delle sfogliatine e faremo anche dei cornetti. Adesso me lo allargo giusto un attimo, io di solito quando vado ad allargare un impasto per fare un cornetto base, me lo allargo all'incirca un po' più del 20, ok? Così quando vado a tagliarlo, se voglio fare un mignon me lo taglio a metà.
se voglio fare una cosa lunga, una rondella, me la taglio dritta. Se voglio fare un pane al cioccolato, taglio a metà e ho già la misura dritta. Se voglio farmi un cornetto, me lo faccio un po' più allungato, un po' più stretto sui lati, così mi si gonfia di più e c'è più giro, ok? Perciò anche sul taglio ragionare col pensiero di avere una misura unica per farsi tutti quanti i prodotti. Questo è un po' il discorso che c'è dentro il libro, nel senso una lavorazione, perché il maestro Di Carlo pensa non solo ad avere un prodotto veloce da fare, ma anche studia la grandezza, la larghezza, il tipo di cottura sempre uguale per tutto, perciò una base per tutto e crearsi tutte le altezze che si vogliono. Saluto un attimo lo chef Sadler, che è stato un piacere lavorare con lui.